Benvenuti a Top Secret, la trasmissione che, come sapete, vi illustra le eccellenze dell'imprenditoria italiana. Oggi sono qui con David Herzog, amministratore delegato della Hoval di Bergamo. Benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Grazie per l'invito. Grazie a lei per essere. Oggi parliamo di sostenibilità nella climatizzazione. No? Io comincerei però, come facciamo di solito, per inquadrare, con un po' di storia dell'azienda. Una lunga storia. Ah. contiamo oggi 77 anni e quindi siamo nati un po' di tempo fa, sì, sempre con il piacere dell'innovazione e della ricerca per soluzioni sostenibili nella climatizzazione. Mm-hmm. Quindi siamo un'azienda familiare e quindi ci riteniamo molto fortunato che dopo 77 anni abbiamo potuto sviluppare i nostri mercati grazie ai nostri clienti intorno al globo e con sempre più successo. In quel senso ci ha dato la possibilità a crescere e di mantenere, diciamo, un percorso molto molto interessante, soprattutto in questi tempi. L'azienda non è nata in Italia. È corretto. Siamo nati nel Liechtenstein, Principato, 77 anni fa, come ho detto. Ma interessante, le nostre famiglie hanno sempre avuto un forte piacere di lavorare in Italia. E quindi già 60 anni fa abbiamo poi dopo fondato la Hoval in Italia e quindi era uno dei primi mercati che abbiamo potuto, diciamo, lavorare, sì, dopo il nostro core market che sarebbe la Svizzera, Liechtenstein e l'Austria. Ecco, voi, domanda bella, secca, voi cosa fate? Noi praticamente produciamo caldaie, pompe di calore, sistemi solari, tutto ciò che abbiamo bisogno per comporre una soluzione per la climatizzazione. Ah. E la vostra clientela qual è? La definirei in questo modo. Tutte le persone che seguono il famoso detto in Italia, chi spende di più risparmia di più. Ecco, beh, sì. Magari negli anni è un po' andato, no, perso, ma ci rendiamo conto che di avere una soluzione che nel tempo ci fa risparmiare, certo, e con i nostri soluzioni in confronto ad altre soluzioni ancora di più, perché siamo top of brands, l'investitore che segue questo detto è il nostro cliente. Quindi può essere il Papa, può essere Mediaset, uh-huh, può essere il contadino che ha bisogno di un sistema per produrre acqua calda per mungere il suo bestiame. Certo. Beh, molto interessante, messa così è proprio molto interessante. Le faccio una domanda che non c'entra niente con quelle che mi hanno preparato molto bene i nostri collaboratori, ma questo momento un po' di crisi, c'è la guerra, non si sa bene, l'approvvigionamento come sarà del gas, delle cose. Voi in questo senso avete dei problemi o no? Allora, parte da monte, sì? È sempre bello che hai una storia. Certo. La cosa che vedo io, i momenti di forte crisi sono anche dei momenti di forte opportunità. Sì. Se noi guardiamo indietro negli anni 70, che io ho solo vissuto perché me l'ho stato raccontato, però avevamo già una crisi. In quel senso la Hoval già a quell'epoca produceva e distribuiva anche in Italia sistemi bivalenti, vuol dire gasolio e legna. Sì.
In più avevamo già all'epoca integrato delle regolazioni che erano molto all'avanguardia in confronto alle soluzioni che in Europa si applicava. In quel senso una crisi ci ha dato, e questo ringrazio tutti i miei colleghi che hanno collaborato anteprima con il marchio, hanno potuto far crescere il marchio in questo bellissimo paese. Se prendiamo questa fotografia e li portiamo adesso ad oggi, io penso che ci sono ulteriori opportunità per idee e innovazione che va verso, diciamo, soluzioni che ovviamente tutto il mondo, tutta la società ha bisogno per risolvere il problema del cambiamento climatico. Certo. Voi avete mercati italiani e estero anche? Sì, sì. Lavoriamo in Europa, in America, in Asia, e quindi è molto affascinante perché il mondo della climatizzazione deve anche, oltre all'efficientamento, deve anche seguire il comfort, e quindi varie zone climatiche hanno bisogno di soluzioni diverse. Certo, certo. Senta, dovessi descrivere i punti di forza della Oval? Se è difficile parlare dei propri meriti, però glielo chiedo io. Ma è il piacere della ricerca, di trovare soluzioni per ottimizzare proprio questo indole, no, ingegneristico che abbiamo, che ha sempre portato delle soluzioni all'avanguardia sul mercato per il beneficio dell'ambiente e dell'utilizzatore. Questo piacere di innovare sicuramente è una grandissima forza che abbiamo noi. Poi vedo che abbiamo potuto creare una squadra, la squadra in Italia, che ha una forte propensione a fare consulenza, e quindi il know-how delle persone con il know-how dell'azienda, se mettiamo questo insieme, credo siamo in grado di offrire delle scelte per l'investitore, che sono le scelte che nel lungo termine lo fanno risparmiare ulteriormente in confronto ad altre soluzioni oggi disponibili sul mercato. Ho letto una cosa molto interessante, che perché io ho dei problemi con la tecnologia, non sono molto abile, sono di un'altra generazione. È un'azienda poco digitalizzata la vostra? Io direi il nostro settore. Parlando anche dei modelli futuri di business. Ecco. Corretto, corretto. Se vogliamo fare un paragone, no? Abbiamo i modelli di business di Amazon, di Google, che già 20 anni sono partiti. Sì. E credo il nostro settore ha delle grandi opportunità di digitalizzarsi e di offrire nuovi servizi per l'ottimizzazione del consumo dell'energia. Noi come Oval siamo molto all'avanguardia, perché personalmente ho preso la mia esperienza in telecomunicazione e internet di 20 anni fa e ho cercato di introdurre un nuovo modello di business nel nostro settore. La digitalizzazione e la proposta di nuovi servizi in un mercato che offre un prodotto, no? Parliamo, questa è la miglior pompa di calore, ovviamente è molto molto sottile, e quindi la digitalizzazione funziona se tutti noi collaboriamo insieme per ottenere ulteriori risparmi grazie a queste nuove tecnologie. Senta, siete un'azienda... Quanti siete? Io chiedo sempre quanti siete. Siete tanti? Siamo 2.500 persone intorno al globo. E in Italia siamo un'azienda di circa 50 professionisti, ed il bello è che siamo top of brands, ma comunque la persona in se stessa vale. Questa combinazione
un ambito molto bello a esprimersi ognuno al meglio e portare avanti un concetto molto, molto diciamo, anche orientato verso il dipendente. Certo. Meno male che il lato umano è ancora vivo. Io ripeto, ho dei problemi con la tecnologia, per cui vabbè, ma è un problema mio personale. Senta, allora, azienda di successo, qual è? Noi ci chiamiamo Top Secret, per cui la domanda finale è sempre questa. Qual è il segreto del successo di un'azienda come la sua? Io vedo che tutti noi abbiamo dei sogni, si possono anche chiamare visioni. È importante di averli, importante di crederci e poi dopo inseguirli con una costanza. Sull'altro lato devi avere una flessibilità per collaborare, per fare anche dei errori, per accumulare delle esperienze, perché sappiamo la vita non è un binario, ma per arrivare a una soluzione, un obiettivo, i percorsi spesso sono anche non lineari. E credo se questo sogno può essere realizzato con una squadra affiatato, dove c'è il piacere di collaborare e soprattutto sereno per entusiasmare signor Corrado, no? che vuole avere un bel clima a casa, questo certo. Secondo me è una certo. Formula vincente. Molto bello. Tra l'altro pensivo, a parte questa esperienza che per me è nuova e bellissima, di questa trasmissione qua, nella vita faccio l'attore di teatro. Uh-huh. E quando lei ha parlato dei segreti del suo successo, ha detto vivere i sogni, seguire i sogni, costanza, flessibilità, gli stessi miei, pur facendo due mestieri così apparentemente diversi. Bene, bene. Grazie di essere stato con noi, davvero. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.